Allora, ciao a tutti e bentornati nella mia stanza. Sono in un ritardo bestiale, vi chiedo umilmente perdono. Dovrei essere in ritardo di una settimana sul lavoro, ma insomma spero che, come dice quello bravo, come ha detto qualcuno una volta, mi perdonerete. Oggi parliamo della nostra rubrica di Parliamo di Dylan Dog 666. Oggi dovrebbe essere il 4 di marzo, il 5 non lo so, però è importante questa data perché il 27 febbraio di un anno fa avevamo cominciato la rubrica che si chiama Parliamo di, parlando del mio amore fumettistico, del mio amore per Dylan Dog. Oggi, dopo un anno, dove abbiamo visto, insomma, diverse testate di fumetti, anime, scusatemi, manga, comics americani, fumetti europei, insomma, non ci siamo fatti mancare niente, mi sembrava giusto chiudere il cerchio parlando del nuovo Dylan Dog, di adesso veramente della creatura di Roberto Recchioni. Se vi ricordate, in quel famoso video che durava uno sproposito, credo che durasse più di 30 minuti, cioè una follia, era veramente una cosa noiosa a dei livelli da competizione. Dopotutto su YouTube io sono famoso per essere il noia, ma a me sinceramente mi importa una ricca ceppa, anzi mi fa sorridere. Era quindi una durata favolosa. Oggi cerchiamo di fare un video che duri perlomeno la metà del tempo. Allora, il nuovo Dylan Dog cominciava con una mini di 6 numeri chiamata Dylan Dog 666. Come potete vedere, questa era, anche se nello splash si vede male, ma sto imparando a usare OBS, mi diverto come un bambino. Tra poco imparerò a metterci anche il tappeto sonoro, cioè tutte queste belle cose senza che si crashi. Per ora lo sto amando a dei livelli paurosi, soltanto che sta puppando una marea di risorse, non della di risorse, cioè sto usando tipo il 20% della memoria, che è questa cosa che quindi insomma, vabbè, lasciamo perdere. Questo è l'albo che io vi feci vedere all'epoca, che era appena uscito, Dylan Dog 666, numero 401, L'Alba Nera. Perché è importante Dylan Dog 666? Perché è finalmente il vero Dylan di Roberto Recchioni. Fino a quel momento c'era l'ombra di Sclavi, alcuni numeri erano stati scritti da Sclavi. Recchioni aveva cominciato la fase 1, poi aveva fatto la fase 2 facendo arrivare nuovi personaggi come John Ghost, personaggio che secondo me fa veramente cagare, ma questo è un altro paio di maniche, posso essermi libero di. Secondo me non è un personaggio, cioè, o è un personaggio, o meglio, un personaggio che mi ha estremamente deluso perché pensavo che fosse veramente un. Insomma, mi aspettavo certe cose, poi non sono successo, succederanno dopo. Però, finalmente, Recchione aveva la libertà, più o meno l'ha quasi sempre avuta, c'era sempre, però era arrivato a opera in corsa, per capirci, era arrivato a opera in corsa. Gli hanno permesso, dopo la Meteora, dopo il numero 399, che a me è piaciuto tantissimo. A me è piaciuto veramente tanto, a differenza degli imbecilli che non hanno notato soltanto il matrimonio. A me è piaciuto veramente tanto quel numero lì. Veramente tanto, tanto. C'è stato il 400, che è uscito in quattro copertine diverse, che solo degli imbecilli come il sottoscritto possono aver comprato in quattro copie diverse per avere le quattro copertine diverse. Io ce l'ho, sono là, ma questo purtroppo è il limite di noi collezionisti. Da quel momento Recchioni ha avuto carta bianca per partire a bomba col proprio Dylan. E cosa fa Recchioni, che ce l'ha dimostrato negli albi da lui scritti? Recchioni conosce il mondo dei fumetti, conosce il mondo dei comics, non solo italiani, ma comics americani, quindi è un geniaccio.
può star simpatico o antipatico. A livello umano io non lo conosco, l'ho incrociato due volte gli ho chiesto di essere, che mi firmasse gli albi per i bimbi, l'ha firmato, quindi per me non posso dire altro, lo vedo giocare, cioè non lo vorrei al tavolo a giocare di ruolo, ma questo è un altro paio di maniche. Comunque, finalmente era libero, Sessione, era libero di parlare, di farci il proprio dire. E come fa? Prende, ad esempio, i due grossi eventi in casa DC Comics di cui vi ho parlato a febbraio. Prende, ad esempio, la morte di Superman e prende Nightfall. Questi due eventi sono presenti nel mondo di Dylan Dog 666 perché come in La morte di Superman, Superman muore, spero che abbiate visto i video, anche se sono noiosi, Superman muore, ma poi torna nel regno di Superman. Clark Kent torna alla fine del regno di Superman. Stessa cosa, Batman cade per mano di Bane, torna nuovo, più forte, più conscio delle proprie possibilità, delle proprie capacità alla fine di Night Hand. Quindi Recchioni fa questo gioco, ci mostra un Dylan Dog nuovo e si vede già dalla copertina che è un altro Dylan. Ha un cappotto, un trench, ha un nuovo assistente, non c'è più Groucho barra Groucho barra Grucio, scegliete il termine che vi pare, e comincia proprio tutto da zero, ricomincia da capo con un Corrado Roy che secondo me è tornato agli albi di Sclavi. Ok? E però cosa fa? E questo forse è un neo che Recchioni ha su Dylan Dog 666, è un neo che Recchioni ha. Non ha avuto il coraggio di staccarsi completamente dalla tradizione. Mi spiego meglio, e qui si ritorna a Batman e Superman, mi spiego meglio. Ci sono elementi tipici dell'universo di Dylan. Per me, che sono un lettore della prima ora e che amo Dylan, per me era naturale che intervenisse qualcuno a portare una nuova linfa vitale a Dylan, perché il mio Dylan del 90, di quando l'ho cominciato a leggere, non avrebbe avuto senso che non fosse cambiato nel 2020. Sarebbe stato grave, porca miseria. Sarebbe stato grave che non fosse cambiato, intendiamoci. Quindi era necessario questa operazione da parte di Recchioni. Che poi i nostalgici dicano: non è il mio Dylan, non è il Dylan che ho amato, non è. Ok, cioè, ci può stare, ci può stare. Magari questi qui che lo continuano a dire sono quelli che si ostinano a non avere ancora un cellulare, a non avere un social network, a non avere la TV ancora che magari si cambia senza telecomando col dito. Benissimo, nessuno glielo impedisce, però come io non sono il ragazzo che nel 90 andava a comprare all'edicola della stazione della mia città il numero 40 di Dylan a tardi domani, io non sono più quella persona. È giusto anche che Dylan in qualche modo sia cambiato. Ma la stessa cosa avviene nel mondo di tutti i comics. Chi è che non è cambiato? Tex, forse? Però c'è Tex Willer, che sono le nuove avventure, dove c'è un Tex diverso. Zagor ha sempre vissuto avventure, quindi insomma, cambiava già continuamente, perché una volta c'è l'alieno, una volta c'è il druido, una volta c'è il mago, cioè quindi cambiava di volta. Quindi era ovvio che anche Dylan cambiasse. Era necessario che anche Dylan cambiasse, perché sono cambiati i tempi, sono cambiati i lettori, è cambiata la società stessa.
in cui Dylan si muove. Quindi, ok? Quindi questo grande Recchioni che è riuscito in questa operazione. Però c'è quel però che e comincia con pagina 1 di Alba Nera. Pagina 1 di Alba Nera, o meglio, scusate, pagina 5, mi fai vedere Safarà. Mi fa vedere Safarà. Safarà è il posto dove il nostro caro amico Hamlin, come cacchio si chiama, fa sempre le peggio cose. È presente in tantissime opere del vecchio ciclo. Quindi, che succede? È vero, per me, lettore occasionale, compro il 401, ok, Safarà, è quello. Quindi. Però, per me, che me lo rileggo, da una parte sono contento perché mi dà la strizzata d'occhio al lettore classico. Ehi, amico, ti ho messo Safarà, ti ricordi? Ok. Dall'altra ci compra il clarinetto, quindi si ritorna, insomma. E questo è il primo numero. Ma tutti i primi sei numeri, tutti i primi sei numeri, dal titolo stesso, richiamano i primi sei numeri di Dylan. E li richiamano cambiandoli di volta a volta. Quindi, per esempio, ovviamente il primo mitico numero, l'alba dei morti viventi, qui è chiamato l'alba nera, ma si parla sempre di zombie. Ok? Il secondo numero era dedicato a Jack lo Squartatore, qui è il tramonto rosso, dovreste aver visto le copertine meravigliose, qui, e le prime due, alba nera e tramonto rosso, rappresentano un po' tutta la storia del primo numero di Dylan Dog, l'alba dei morti viventi, ovviamente allungandolo e portandolo a toccare alcuni particolari. Quali sono questi particolari? Il fatto che finalmente vediamo e conosciamo alcuni comprimari di questo nuovo universo, che sono quelli che eravamo abituati, perché c'è l'ispettore Block. L'ispettore Block adesso non è più un normale ispettore, ma è il sovrintendente ed è il padre adottivo di Dylan. Ok? Ci sono Tyrone e Rania, che sono due personaggi nuovi, due detective ingaggiati da, creati, scusatemi, da Recchioni. Tyrone, che è uno di colore che lo reputa un ciarlatano e lo vorrebbe picchiare dalla mattina alla sera. Tanya è una musulmana ed è l'ex moglie di Dylan. Si lasciano per qualche motivo, eccetera, eccetera. Il terzo numero era Le notti di luna piena. Lui cosa fa? Prende e fa La lama, la luna e l'orco, che è questo, che riprende un po' il numero 3, che era Le notti di luna piena, banalizzandolo perché era un bel numero sui Licantropi, che a me è piaciuto un sacco, e ci attacca un altro pezzo che poi ci porterà al numero 4. Ok? È tutto così, ma vi posso dire che a qualcuno può piacere o può non piacere questo modo qui, perché questi numeri sono tutti estremamente collegati da una continua, è come leggere un albo solo. E fino a qui Recchioni giocava sul sicuro. Ok? Prendo l'alba dei morti viventi, passatemi il termine, gli allungo il brodo e faccio alba nera e tramonto rosso. Jack lo squartatore lo accorcio per metterlo sul finale del tramonto rosso, che però mi va a toccare l'inizio della luna, la lama e l'orco, eccetera, eccetera. Quello però che dimostra la bravura di Roberto Recchioni in Dylan Dog 666, e che è un albo che tutti gli amanti dei fumetti devono avere in tutti i modi, è il numero 404. Allora, nel numero 4 di Dylan c'è il fantasma di Anna Never.
dove viene fuori il personaggio di Anna Neve. Non ve lo sto a raccontare, non ve lo sto a spoilerare perché vi ho già rubato 15 minuti e poi la noia vi assale. Però il 404, che si intitola Anna per sempre, e che è questo. Allora, voi guardate, ora nello splash si vede male, vediamo se riesco a fare una bella cosa, a far passare di qui, no, ok, ho fatto un macello, volevo fare una cosa bellina ma non ci sono riuscito, perché come ho detto devo imparare, forse qua, tac, eccomi qua, voi guardate la bellezza del numero 404. Il numero 404 si intitola Anna per sempre, è un piccolo gioiello che tutti gli amanti di Dylan devono leggere. E guardate, vi dico che, cioè, non, io mi ha turbato, vi dico la verità, guarda, allora vi dico questo, il numero 404 mi ha turbato talmente tanto che l'ho dovuto leggere in due volte. O che me, sì, l'ho dovuto leggere in due volte perché è stata una cosa veramente, aiutatemi, cioè qui veramente Recchioni ci ha fatto vedere di che pasta è fatto quando decide di scrivere una storia. Quando Recchioni decide di scrivere una storia libero da tutto, e veramente, cioè, il 404 è, secondo me, dei sei albi del Dylan Dog 666, quello in assoluto più bello. Recuperatelo perché è veramente un gioiello. Però poi alla fine torna alla sua operazione di pararsi il sedere. In che senso? Il fantasma di Anna per sempre finisce con una strana ondata di omicidi. Un'ondata di omicidi che nel 5 porterà agli uccisori e nel 5 del Dylan Dog 666 partirà o arriverà a parlare dell'uccisore, che è questo. L'avete vista la copertina? Dove uno dei personaggi fondamentali, che è Lord Welles, se non ricordo male, viene ucciso, viene fatto fuori tipo a pagina 12, 13, 14, insomma, subito, o viene fatto fuori, cioè è lui il killer e quindi viene arrestato, che ha portato alla follia le persone. Nel frattempo, però, si scopre che c'è un misterioso serial killer che uccide seguendo le battute, facendo gag e battute umoristiche. Cioè, voi guardate soltanto i disegni del 400, 405, che sono di Pontrelli. Non so, sempre, vediamo se riesco a tornare a viso intero così, ve lo faccio vedere bene. Tac, OBS è meraviglioso, guardate qua. E si arriva poi al finale. Il finale, eccomi qua di nuovo, il finale è il momento in cui Dylan affronta questo serial killer, si prepara e affronta il serial killer. Ha un sogno, si sogna in un altro posto dove c'è un altro assistente che in realtà poi scopriamo essere non essere gnaghi, eccetera, eccetera, si arriva al numero ultimo della Dylan Dog 666, che è l'ultima risata. Qui, anche qui, ci sono un paio di parate di sedere, si torna al manicomio criminale che Dylan ci ha presentato, che esisteva già nel vecchio universo, passatemi il termine, di Dylan, ok? L'Arnet, che poi abbiamo richiamo ad Arkham, ma questo è un altro paio di maniche. Qui affronta una serie di mostri che sono un po' mostri interiori, un po' che sono i disperati abitanti del manicomio. Si scopre che il serial killer che uccide in realtà
è un attore, un fan di Groucho Marx, quindi era il momento in cui a un certo punto tutti noi, fino più o meno a metà, eravamo esaltati perché abbiamo detto: cavolo, qui Recchioni dà il colpo di maestro, da maestro, di nuovo, fa chiudere definitivamente il rapporto tra Dylan e Groucho, che non si era mai visto, per 5 numeri. Però a un certo punto non deve, cioè, si ripara nuovamente il sedere, si ripara nuovamente il sedere, facendo morire Inagi, e quindi tutti i fan dello speciale numero 3 Orrore Nero, se non ricordo male, in cui c'era Francesco Della Morte, in cui c'era Inagi, che non parlava ma aveva la fala, eccetera, eccetera, ci si ritrova tutti di nuovo con Groucho come assistente. Il finale del Dylan Dog 666, dell'ultimo numero, che è l'ultima risata, altro non è che Dylan che prende come assistente questo sosia buono di Groucho Marx, che lo ha aiutato tirandogli contro, tirandogli la pistola, quindi riviviamo una parte del finale della Meteora, eccetera, eccetera. Quindi il nuovo assistente viene preso, ricorda molto il numero, se non ricordo male, 200, quando si incontrano Dylan e Groucho nell'altro universo, per capirsi, e qui Dylan comincia a lavorare un po' su se stesso. Si taglia la barba, Block dice una battuta tristissima, per me sarà sempre il mio old boy, per richiamare il Dylan Dog Old Boy, cioè qui veramente Recchioni ti avrei picchiato se avessi avuto qui davanti, battute prese dal film con Rupert Everett, mi dispiace che il maltempo sia guastato, però a un certo punto Dylan ci accoglie, ci fa tornare il caro vecchio Dylan. Vediamo che prende un rasoio e si toglie la barba, si leva quel cappottaccio per mettersi una giacca, toglie l'alcol e lo butta via, prende le Clark con i lacci rossi e si rimette quelle, ricomincia a scrivere con la penna d'oca. Cioè, siamo tornati a questo livello e il finale è il campanello che suona. E come eravamo cominciati in una cosa fichissima sul 401, in cui c'era il Dylan barbuto, tac, a favore di Splash, il 406 ci mostra Dylan mostrandoci il Dylan che tutti noi conoscevamo. Così finisce Dylan Dog 666. Non ho voluto parlare perché è passato un anno, perché ho visto che in edicola o nelle librerie specializzate sta uscendo un copanetto, credo la prima parte, che sono i primi 3 numeri, con una copertina che credo sia quella del numero 401 sul fondo bianco, bruttissima. Secondo me con 1,50 € la recuperate tutta e la risparmiate. Che dirvi del Dylan Dog 666? Pensare che Dylan non fosse più il nostro, che non fosse più Dylan che tutti noi conoscevamo, solo un imbecille poteva pensarci. Io avrei preferito che Recchioni osasse di più. Ok, hai voluto fare spazio profondo, non mi ricordo che numero è, ma ci sono quattro personalità diverse di Dylan e mi può star bene, mi piaceva. Quello lì mi è piaciuto un sacco. Però noi italiani, in tutte le cose, e Recchioni non fa differenza, dobbiamo essere cerchiobottisti. Dobbiamo dare un senso di tranquillità. Quindi tutto deve cambiare perché niente deve cambiare. È vero, qualcuno mi potrà dire, sì, però anche Superman è tornato lo stesso Superman. Alt, alt,
Superman non è tornato lo stesso Superman dopo che ha sconfitto Doomsday, ma è tornato già con capelli diversi da com'era. Poi c'è tutta la saga di quando l'eradicatore gli ha passato l'energia, eccetera, eccetera. Cioè, ha dato molto dopo, cioè, dopo il regno di Superman siamo tornati lì. È vero, è tornato Clark Kent, ma è tornato un Clark Kent diverso, con un altro taglio di capelli che porta al codino, quindi cioè, è diverso. E poi lasciate perdere, c'è stato il multiverso, siamo d'accordo, però subito dopo è diverso. Batman uguale, è vero che è tornato Bruce Wayne come personaggio iconico, ma poi c'è stato origine la saga di Prodigal, la saga di Contagion dentro Gotham City, cioè l'idea che abbiamo fatto, abbiamo vissuto un momento toccante come il matrimonio di Dylan nel 399. Il 400, ok, ora l'Apocalisse è fuori continuity, però bello, bello, devo entrare bene nello splash. E poi ho fatto questo 666 per sentirti dire che è lo stesso Dylan. Io avrei usato di più, Purtroppo noi italiani siamo dannatamente cerchio bottisti. Dobbiamo dare un colpo alla novità, ma dobbiamo dare un colpo alla tradizione, dobbiamo dare un colpo al fatto di essere alternativi, però dobbiamo stare attenti perché se no di là qualcuno si arrabbia. E sinceramente a me non piace questo nostro modo di pensare. Vi porto un esempio stupido. Questo dovrebbe essere il 300° video del canale, compreso le live. Come avete visto, io ho cercato di volte, ogni tanto, ho cercato di cambiare atteggiamento, no? Cioè, ora c'è lo splash perché sto usando OBS, ci sono gli shorts, c'è StreamYard da una parte, Mellon, Apple, qualcosa del genere, da una. Cioè, si cerca sempre di fare qualcosa di nuovo, di migliore. L'idea che Dylan fosse partito con qualcosa di nuovo, ma giusto o sbagliato, io non so, io ho il terrore che fosse già nei piani di Recchioni questo cerchio bottismo. Quindi che vi posso dire? Cavenago all'ennesima potenza, Roy ottimo, quando c'è Roy è una garanzia perché per me Roy potrebbe disegnarmi anche la lista della spesa invece di scriverla e verrebbe un capolavoro. È Dylan, ok, adesso è il Dylan di Recchioni, vedremo la prossima settimana un'altra saga legata al Dylan di Recchioni uscita nel 2020, però posso permettermi di dire, perché bene o male secondo me per me è così, è una paraculata perché prendo il nuovo fan ma tengo il vecchio perché non posso, perché noi italiani non possiamo rinunciare al vecchio. Il vecchio è sempre dentro di noi, è sempre presente. Questa tradizione. Sono riuscito anche stavolta a fare un video di 30 minuti su Dylan. Non è possibile, porca miseria. Sapete cosa fare? Iscrivetevi se vi volete iscrivere, mettete pollici giù perché oggi voglio che Dylan Dog 666 prenda tantissimi dislike, che vuol dire che lo avete visto. Noi ci vediamo, boh, forse venerdì sera. Sì, perché c'è una live con un ospite, forse. Sabato potrebbe cominciare una nuova rubrica, non lo so perché sono indietrissimo. Domenica c'è una recensione veloce veloce, insomma, ragazzi, che vi devo dire? Ditemi nei commenti se a voi è piaciuto il Dylan Dog 666 o meno. Ciao e alla prossima!